In questi giorni si è parlato tanto degli oltre 23 milioni di euro che i portavoce del Movimento 5 Stelle hanno donato al fondo del microcredito. Siamo stati i primi nella storia della Repubblica Italiana a fare una cosa del genere e abbiamo dimostrato che un parlamentare italiano può vivere più che dignitosamente dimezzandosi lo stipendio come abbiamo fatto noi. Siamo stati l'unico esempio di spending review della storia della politica italiana. I partiti si pappano il doppio dello stipendio e si intascano tutti i rimborsi senza rendicontare niente a nessuno. Hanno sempre fatto così e vogliono continuare a farlo anche nella prossima legislatura. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo è osceno che un rappresentante del popolo si porti a casa senza considerare i doppi stipendi a cui io per esempio ho rinunciato come vicepresidente della Camera tra i 14.000 e i 15.000 euro tra indennità e rimborsi forfettari e non debba render conto di come spende i nostri soldi a nessuno. Non tanto perché chi lavora bene non debba essere pagato il giusto, ma per una questione di proporzione. Lo stipendio medio di un italiano è 1.500 euro. I parlamentari per legge se ne danno 10 volte tanto e senza che debbano render conto al proprio datore di lavoro, i cittadini, di quello che fanno e senza che nessuno possa licenziarli per giusta causa. Pensate a tutti i voltagabbana che una volta eletti in Parlamento hanno fatto solo i loro interessi e non quelli di chi li ha votati e campano con questi stipendi da nababi e che poi prenderanno pure l'assegno di fine mandato nonché il vitalizio. Sono tutti così, non sono casi eccezionali come quelli che si sono autoesclusi dal movimento, è proprio un sistema di privilegiati che si autodifende e poi sono talmente ipocriti che dicono che lottano contro gli sprechi della politica, ma chi gli crede? Loro stessi sono uno spreco della politica, circa 120 parlamentari del movimento hanno fruttato un risparmio di 23 milioni di euro alle casse dello Stato, se lo stesso trattamento fosse applicato a tutti e 945 parlamentari si otterrebbe un risparmio secco di circa 200 milioni di euro. Non ci sono più scuse per non farlo perché abbiamo dimostrato che si può. Il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di avere la maggioranza assoluta, soprattutto dopo lo spot che ci stanno facendo i partiti e i giornali con il boomerang delle restituzioni. Ma come ho sempre affermato, se così non fosse, la sera delle elezioni faremo un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari chiedendo loro di convergere sui temi. Nessun mercimonio di poltrone, ma obiettivi per i cittadini. Oggi voglio proporre il primo di una serie di temi per una convergenza di governo. Tutti i partiti firmino adesso questo atto in cui si impegnano a votare la proposta di legge che dimezza lo stipendio dei parlamentari e introduce la rendicontazione puntuale dei rimborsi spesa. L'atto è molto semplice e dice: impegno politico per dare un governo all'Italia. Io sottoscritto, Luigi Di Maio, nato ad Avellino il 6 luglio 86, mi impegno in qualità di capo politico e candidato premier della forza politica denominata Movimento 5 Stelle a far votare in Parlamento a tutto il gruppo parlamentare che rappresento una legge che dimezza le indennità dei parlamentari e introduce la rendicontazione puntuale dei rimborsi spese. Data 15 febbraio 2018, io ho già firmato. Questa è una delle convergenze possibili per dare un governo al Paese. Nessuna merce di scambio, semplicemente una convergenza su tema che sta molto a cuore ai cittadini e che tutti a parole dicono di voler fare. Ora è il momento di far vedere che si fa sul serio, visto che mancano esattamente 17 giorni al voto. Chiedo a tutti i leader, Bonino, Grasso, Salvini, Renzi, Berlusconi, Meloni, Lorenzin, non so se ne dimentico qualcuno, di firmare immediatamente questo atto di impegno davanti ai cittadini. E chiedo a tutti voi cittadini di andare nelle loro bacheche Facebook e di linkargli questo video con la richiesta di firmare immediatamente e di utilizzare l'hashtag Convergi sul dimezzamento su Twitter affinché nessuno possa dire di non averlo visto. Nei prossimi giorni proporremo altri esempi di convergenza che il nostro governo promuoverà nel pieno interesse dei cittadini. Renzi e Berlusconi vorrebbero votare all'infinito finché non esce il risultato che va bene a loro, come se fosse una roulette e non le elezioni politiche. Bene, io sono convinto che il voto del 4 marzo parlerà molto chiaro e che il governo del Movimento 5 Stelle è l'unico possibile per non far ripiombare il Paese nel caos o in un desolante déjà vu come quello del traditore della patria Berlusconi ormai senza più idee. Quel Berlusconi che ieri sera ha firmato l'ennesimo contratto truffa con gli italiani da Vespa e quindi sappiamo già
come andrà a finire, come è finita negli anni passati. Vi chiedo un grande impegno nei prossimi giorni. Partecipa, scegli, cambia.